Ok, 1, 2, 3, oggi si gioca a King of Dragons 1991 della Capcom, ovviamente, perché questo è il secondo episodio del bundle Capcom. E niente, prendiamoci e facciamo vedere una demo. Si può giocare fino in 3 e ci sono classi similari a quelle di Dungeons and Dragons. Però qua ricordiamo, giochiamo solo a giochi senza licenza perché in questo bundle non è stato possibile metterli. Quindi poi a giugno vedremo anche quelli su licenza, quindi quelli con The Punisher, sempre di Capcom, D&D sempre di Capcom, che è fantastico. E anche Cadillac e Dinosauri, qua fa vedere appunto alcuni personaggi che ognuno ha le sue caratteristiche. Io prenderò il chierico che ha una difesa assoluta, poi mi piace, anche su D&D io prendo sempre il chierico. Quello, il primo sono io, non ho scritto nulla, perfetto, allora senza indugio andiamo. Ecco, già ho sbagliato come l'ultima volta. E let's go. E vabbè, ovvio, l'elfo spari da lontano e non ti beccano mai, poi hai poca vita. Il mago un po' più da vicino, ma comunque medio raggio, infliggi il giusto. Il guerriero equilibrato, vabbè. Oh. Ecco, musica è bellissima questa qui, l'introduzione. Poi raccogliamo i soldi, saliamo di livello anche, c'è questo sistema. Sono le sfere che se tu le colpisci la porto avanti, ecco, e poi la colpisco, può fare una magia. Comunque troppo bello questo, mi è sempre rimasto impresso sin da piccolo sta host iniziale. Tra l'altro le musiche sono di Yoko Shimomura, che poi rivedremo più avanti cioè io mi ricordo, l'ho conosciuta, dico conosciuta perché Yoko mi pare un nome femminile, da Kingdom Hearts. E invece una volta faceva King of Dragons nel 1991. Questo è il primo boss, basta stare al centro perché lui ha queste sfere. Dall'ombra possiamo capire dove le lancerà. Anche se abbiamo crediti infiniti, come al solito, io voglio sempre giocare al meglio come se avessimo. Ecco, a posto. Comunque, sprite bellissimi, i boss sono fantastici. Volevo dire anche un'altra curiosità. Oh, devo raccogliere. Ok, ah, potevo raccogliere prima i soldini per salire di livello. Questo gioco Capcom lavora, funziona su una CPS1, che è già una scheda più avanzata di Capcom. Poi vedremo che questa CPS aumenterà di numero per poter giocare sempre giochi più complessi da far girare, diciamo. Questa piattaforma chiaramente era una piattaforma arcade che era dentro i cabinati, no? E si chiama CPS1. Poi c'è CPS2, 3, tipo il 3 ci puoi far girare Street Fighter 3 Third Strike, che aveva degli sprite e delle animazioni super complesse. E già il Minotauro, perfetto. Ecco, il Minotauro tu dovresti, esatto, fare uno scansamento così. Poi lui carica. Appena alza cambi lane, infatti l'ho sbagliato. Si va giù. Non posso fare niente, perfetto. Non c'ho paura, prima voglio giocarlo al meglio. Ah, doppio lo fa, che miseria. Niente, va bene, non importa. Ci ho provato, beh, dopo sarà anche sempre peggio, quindi. Ah no, poi bastava saltare in effetti, va bene. Scudo, ottimo. Questo mi sa che è uscito prima di quello di D&D. Però aveva degli sprite piccoletti, ma comunque molto belli. Cioè, a me piacciono un sacco. Cioè, King of Dragons mi è sempre rimasto nel cuore, insomma, sempre nei ricordi. Un po' come tutti di questo bundle,
Mi piace, come al solito, diciamo, nella schiena del chierico quando andiamo a colpire, fa vedere appunto la sfumatura a scacchiera di cui parlavo l'altra volta, no? I pixel messi a scacchiera per dare l'idea di sfumatura, di sfumato, no? Qua poi non so se ci sono mosse particolari, però in questo bundle io ho voluto comprarlo, anche se ce li ho tutti sul Mame, perché ti danno anche tutti gli artwork, insomma, un po' come avere per completismo avere tutti gli artwork e capire anche come si gioca, perché comprare questi giochi nelle console moderne ti danno anche le istruzioni per giocare al meglio, perché una volta dici giocavo sull'emulatore o magari in sala giochi, perché questo c'è per chi è della zona a Monzano. Ah no, non c'è più a Monzano Kingdom Dragon, c'era al Connemara a Marzocca. Peccato, ci giocavo sempre con un mio amico che riesce a farlo quasi tutto con l'elfo, perché l'elfo tira a distanza e non lo becchi quasi mai, è molto sgravato. Questo è il drago con i pettorali potentissimi. E gli basta fare questo trick. Quanto mi piace quando fa. Ecco, adesso va e spara le pallette, tocca stare attenti. Le spara anche all'indietro. Ah, non ci ho fatto in tempo a saltare. Ah, va bene, non importa. Sempre cleric. Oh, mossa speciale, ci regalano. E cosa stavo dicendo? Prima di schiattare male. Oh, ecco, esatto, che comprando i giochi in questi formati moderni hai tutte le istruzioni per giocarci al meglio, perché quando uno ci giocava o dalla sala giochi o con l'emulatore non sapevi tutte le chicche, non ti spiega niente, non c'è tutorial così, a meno che non erano scritte nei bezel, che sono queste immagini che noi adesso abbiamo messo, queste sono quelle predefinite di questo bundle. Mi pare che si chiamano bezel, perché dopo stavo scaricando il Mame questi giorni e sono queste strisce dove quando tu andavi in sala giochi, no, ci sono questi artwork che ti spiegano i tasti. Non so se l'avete mai visto, beh, sicuramente sì, se siete stati in sala giochi. E il massimo delle istruzioni erano quelle, quindi niente. O le vedevi lì, poi magari qualche trucchetto lo si scopriva giocando e si faceva un passaparola. Però io ho potuto godere ben poco di quell'epoca, essendo della fine dell'89 praticamente. Sì, qua ti rifarisci il pupetto, ma io vado cleric tutta la vita. Anche questa è bellissima. Grande Yoko Shimomura. Quello è un Mimic, mi ricordo che è un Mimic, esatto. Ah, guarda che roba gli. Vabbè. Proprio canzoni battle song veramente fighe, battle music. Battle team, volevo dire, non mi veniva la parola. Questa è la mossa speciale che consuma un po' la vita, chiamata Mega Crush in tutti questi giochi vecchi. Ecco, sempre nelle trappole, sempre, veramente. Questi gnoll, questi dovrebbero essere i gnoll, gli uomini iena, no? Tipici del fantasy classico di Dungeons and Dragons. Questi sono orchi qualsiasi. Degli orchetti. Sono anche troppo piccoli, se vogliamo. SP gnoli. Anche sto boss pazzesco, sprite bellissimo. È l'idea chiaramente perché ha più teste. Ognuna ha un elemento. Il trucco è, non lo so, non fa tentare di sopravvivere. Ecco, infatti. Sempre guardare le ombre. No, perché non volevo fare la mossa speciale. Dove sono? Morto. Devo riuscire a colpire la sfera di magia per poter attivarla. Quanto mi piace quando cade così, bellissimo.
facciamo una special gratuita perché siamo morti, ce l'hai regalata, e un'altra testa cade ai nostri piedi. Colui è il chierico, ma in verità non cura praticamente, perché però è solo tank, quindi almeno una caratteristica del chierico c'è, e ha più vita chiaramente, e sale più veloce di livello, ho letto nelle istruzioni. Dovremmo essere. Cosa fa? Ah, quello è la testa che spara le gelatine. Perfetto. Abbiamo sconfitto l'idea. Niente arma, no, però c'è un evento. The Red Dragon Gildis has risen from his long slumber. The Northern Fog are overrun with monsters. Ok, questo lo sapevamo già. Andiamo, prendiamo la barchetta allora. Vabbè, io prendo il clerico, è inutile che mi fai. Oh, ecco, un treasure. Oh, la Morningstar contro le arpie e gli scheletri, classico accoppiata, no, è vero. Però le arpie sono sempre in queste ambientazioni con le navi, anche in un altro gioco. Che poi mi sa che è questo più tardi, infatti. No, atterriamo, come si dice, attracchiamo, insomma. Esatto. No, poi c'è anche un'altra avventura di D&D di un mio amico che. Ecco, questi sono i trogloditi. Si chiamano proprio così, sono dei mostri di D&D. O i Mermen, come hanno chiamati anche su Castlevania. Troglodyte, non so come si dice in inglese. Questo, quel classico tridente, perché non è uno stereotipo, giustamente. Come Aquaman, no? E vabbè, stavolta mi sto più concentrando sulla lore che sul gameplay per spiegare in live. Ancora non abbiamo nessuno che guarda, strano. Di solito c'è qualche uno o due persone che incuriosite si uniscono. Vabbè, però in ogni caso. Ecco, questo pezzo qua dicevo, si possono recuperare su YouTube. Eccole, le arpie. No, queste sono. No, sono arpie, sì. Come le colpisco? Ci arrivo, sì. Anche all'altezza massima riesco a colpire. Io le voglio un po' farmare, perché. Li voglio far male e far male. Ok. Mela, ottima, lo gnoll azzurrino, ci piace. Poi c'è anche il suo sistema di parata, ma secondo me dipende dal livello dello scudo, non c'è come su Knight of the Round, che vedremo tra qualche episodio, dove c'è proprio la meccanica della parata, bellissima, però molto complessa da usare, nel senso. Quest'oggi avrei dovuto giocare con l'arcade stick che mi è arrivato. Come siamo arrivati, scusa, dalla costa qui? Vabbè, un cielo bellissimo. C'è di nuovo la canzone mia preferita, la mia musica preferita. E lì sono un chierico, dove qualcosa contro i non morti. Comunque sì, dai, penso che copriremo nel format di giugno anche i due capitoli di D&D Tower of Doom e Shadow Over Mystara, o Mystara, non so, della Capcom, che sono fantastici, sono uno dei miei picchi dello scorrimento preferiti, c'hanno gli sprite veramente belli, character design pazzesco, e andiamo avanti. Qua c'è il Minotauro. Back from the dead, no, sarà un altro. Oh, basta? No, no, anche saltando non si riesce. Credo che sia automatica la parata. Volevo, infatti, ecco cosa devo fare prima di.
di iniziare lo stream e di controllare se ci fosse qualche comando particolare, perché voglio giocarlo a pieno, però mi pare di no, l'ho controllato l'altra volta, mi pare che sia random la parata e non è spiegato neanche nelle istruzioni contenute nel bundle. Doppio, bravissimo. Dai, insisto. Non ce n'erano due, mi ricordo, c'erano due minotauri. Bello questo il casco livello della torre che tu sali. Poi non stavo leggendo, qua dovremmo arrivare a una torre di un mago, perché l'altra volta per prepararmi lo streaming l'ho rifatto tutto col nano, che è fighissimo, che è piccoletto ma c'ha un botto di attacco. E mi pare che stavo provando a capire la storia, in effetti ha tutto senso, solo che stavolta per parlare con voi, no, nel senso che preferisco dare priorità alle spiegazioni, così. Voi però state attenti a tutti i dialoghi, io li lascio scorrere in modo regolare, mentre tanto io comunque sto assistendo allo streaming per vedere se c'è qualcosa che non va. Perfetto. Se qualcuno ricorda questo gioco, il più recente Dragon's Crown non ha tutti i torti. Adesso spiego il perché. Perché comunque molti personaggi sono simili. Lui sembra il chierico, sembra il fighter di Dragon's Crown. Poi c'è, vabbè, qua non ci sono personaggi femminili da scegliere. Però il designer del gioco Capcom di D&D, quello che vedremo prossimamente, non di questo, infatti vorrei controllare, perché può essere che ha fatto anche questo, non c'ho sto dubbio adesso, perché vedendo certe scelte tecniche, che è George Kamitani, è lo stesso di Dragon's Crown, quello che fa tutti i disegni, quelli particolari di Dragon's Crown, non avete capito, no? Oh, il Cyclops. Lui che mossa fa? Lancia le rocce e basta. Qua, come direbbe un mio amico, fa sei stupido o tiri i sassi? Ah, tiri i sassi, allora sei stupido. Però sarà anche stupido, ma niente, però mi grabba e niente. Bella che le vite di sto gioco sono segnate dall'erba curativa, infatti adesso ce ne ho zero, perché vuol dire che ho zero vite. Quindi se muoio devo continuare. No, cavolo, pensavo di averla schivata in un modo tipo se io passo così. No, niente. Però vedi che ti dà il tempo di schivare. È abbastanza. Questo non lo saprei fare, no da me, cioè non no da me, sì, chiamiamolo, insomma, per bene. Forse così, con pazienza, non so. No, sì, forse si fa così semplicemente, però le ho prese parecchie. Una nuova mazza, perfetto. Questo è molto più da chierico. Adesso andiamo alla foresta. Anche questa musica, questa musica è bella, mi piacciono un sacco. Facciamo schioppaste gelatine che mi danno un fastidio. Bisogna farle esplodere in aria, perché sennò vedi. Duemila, dai, fammi salire di livello. Questa è la potion. Ok,
Comunque questo è abbastanza lineare rispetto a quello di D&D, però quello di D&D c'è un sacco di segreti che ho scoperto appunto solo quando l'ho ricomprato su PSN, su PS3, che ci ho rigiocato con degli amici vedendo dei segreti, è spettacolare veramente. Infatti ecco perché ho apprezzato un sacco anche Dragon's Crown, sempre per PS3. Lo gnoll azzurrino, perché poi è bello, c'hanno ste palette, eh. Sta palette di sto livello è anche molto bella, perché abbiamo questo violaceo e verde che sono compatibili, sono così, sì, vengono eterni nonostante il mio lavoro, sono complementari. Questi sono i Lizardmen qualsiasi. Comunque già livello 11 su D&D è di forte, siamo a metà del livello. Però il chierico salendo più spesso magari. Ah, fantastico. Fantastico, fantastico. Il ragnopode. Dici, si fa colpire bene, però lui c'ha queste. Vedi anche il chierico comunque da questo fendente un po' a distanza. No, questa non l'avevo mai vista, o sì, forse. Guardate, appena scendono, fulminino. The Giant Spider, Sir, avrebbero dovuto mettere. Qua c'è anche uno sprite bellissimo, vedremo, guardate. Eccolo qui, l'antico albero. Oh, thanks buddy, I heard the red dragon. I heard the red dragon is in the outer castle. Well, you better take this with you. Cosa mi dai di bello? Ah, uno scudello. Dai, ci siamo quasi. No, beh, ancora manca. To the castle, ma quale castle? Questo mi ricorda molto Knight of the Round, sto livello. Con le campagne, bello. Molto molto bello, cielo fantastico, vediamo. Guarda lo sprite degli alberelli lì, bellissimo, mi piace un botto. Sembra quasi, potrebbe essere anche in Italia, se non. Un paesaggio molto italiano. Oh, questi sono bifidi, eh. Cambio lane mentre li colpisco, perché è un attimo, eh. Cos'è che faceva la stella? È un incantesimo che non arriva. La volevo. La stella la volevo tenere. Ah, rimbalza, bello. No, sta per scomparire. No, la volevo usare. Chissà cosa faceva. No, non mi ricordo. Colpa di questi fetecchi. Vabbè, poi la rivedremo. Spero. No, c'era la potion. Vabbè, la conservo, poi scomparirà come al solito. Comunque anche Knight of the Round ha questo sistema di salita di livello. Raccogliendo i tesori, più che altro. Tesori e cibo. Cibo è per la vita. Questo è il Dragon Rider, fighissimo. E il cibo è per la vita e il denaro è per salire di livello. E ci sta. Quindi lui c'ha una wave così di fuoco. Oppure l'infilzata, che è un po' predictable, sì. Quindi anche questo, se uno volesse fare no damage, dovrebbe fare tipo così. Tra l'altro io sto colpendo da una lane non sua.
Forse è il chierico perché colpisce anche così, non lo so. Non ci è dato sapere. Ancora molti misteri sono attorno a questo gioco. Perfetto. The Dragon Raida. Duragon, Doragon. Tiriamo tutto. Oh, bella questa. Ma non eravamo già in un castello, no. Oh, stavolta ho beccato il suono giusto. Oh. Abbiamo la magia di tramutazione. Questi sono gli arcieri di Anor Londo. Secondo me sono presi da qua, insomma, c'ho sta fissa qua, perché sono uguali. Ha detto, famo degli arcieri. Secondo me Miyazaki ci ha giocato a questo, prima di fare Dark Souls. Ecco, il boss di prima già è un nemico standard, proprio manco il tempo di. Ovviamente quando io dico Miyazaki ci ha giocato, adesso scherzo, può darsi di sì, ma non lo so, si fa per ridere, per scherzare, perché ovviamente io dico tutta l'ora vera dei giochi, però qualche cavolata per scherzare si può dire, no? Che magari qualcuno non è avvezzo al sarcasmo, però può essere, tutto può essere, tanto i designer moderni avranno giocato a questi giochi. Tipo questi mi ricordano molto quelli che ci sono sulla fortezza di Senna, anche se quegli altri erano proprio totalmente serpentoidi, però lo scudo è similare, per dire, comunque magari un'idea, qua si può entrare, no, perché a volte c'erano sti segreti, ma non qui, non in questo gioco. Un altro Dragon Rider, vabbè che stiamo andando al castello di Fracavolo, però con più calma ragazzi, un po' meno. No, però ci sta. Anzi, c'è anche troppo poca gente. Il classico ladro, questo mi piace un botto, che fa le veci simili a quello di Golden Axe. Ecco, mi stavo grattando e sono morto, va bene. Usiamo la special regalata. Perfetto. Qua non vedo, non c'è nessuna creatura da cavalcare, peccato. Perché il Dragon Rider mi sa che scappa. Adesso non so sicuro. Perché poi forse lo vediamo più avanti, ma non senza la sua fidata cavalcatura. I suoi lancieri, loro vanno avanti a oltranza. Eccolo. Ma è punzecchia, eh? Chi era questo? Ah, esatto. Questo è figo, ma non so come si. Mi piace più la sua versione coperta che vedremo più avanti. Comunque il gioco è lunghetto, eh. Non dico che siamo a metà adesso, però. C'ha 16 livelli, l'ho letto prima. Su Wikipedia per vedere se c'era qualche curiosità che non sapevo, ma in realtà sapevo già quasi tutto. Non mi ricordavo delle colonne sonore, però è vero che Yoko Shimomura ne ha fatte parecchie una volta. Ma l'importante non è sapere tutto a memoria, ma è comunque trasmettere queste informazioni in modo corretto. Poi non è che uno se le può ricordare sempre tutte. Perfetto, è il Black Knight che non gli si deve cagare cazzo. Questo lo voglio dire anche se non si può dire perché è una dovuta citazione. Oh, dimmi, dimmi tutto. Princess Mary from the fortress has been abducted by Monstar. Won't you go with me to help save her? Ma come no? No, questo livello non mi fa impazzire, perché è tutto stretto, però. Bello sto scudo. Ah, però sono le cripte, allora dai, è bello.
le mummie, perfetto. Non vedo, non c'è niente di sbagliato. Le mummie giustamente stanno nella cripta, no? Cripte anche occidentali, perché no? Non si sa che questi cosa fanno qua. Oh! Madonna, che sembrano quelli di Zelda, di Ocarina of Time, insomma. Oh, sono inesorabili. Dai! Un paio di mummie in metropolitana. Vabbè, lo mamma is alive, vabbè, non andiamo off topic. Schieriti su schieriti. Cosa mi piace quando si spaccano gli schieriti? Oh no, i miei preferiti. Oh! Addirittura il tempo, non mi è mai capitato. A me. Che boss c'era? I Wraith, come si chiamano questi? Sì, sono i Wraith, perché i ghoul sono tipo zombie, questi sono i Wraith. Se siete avvezzi al mondo di D&D. Welcome to D&D World. Che hanno le stesse mosse della morte su Castlevania, perché detto Castelvania per i vitalioti, per noi italiani. Io sparo una special, no, non è vero. No, ci sono andato proprio. Questo l'avevo fatto no damage l'altra volta, vabbè, una cavolata, però. Poi dopo è sempre più difficile, sempre più veloce. Tu ne devi colpire un tot. Oh, questo mica l'avevo visto, sto distratto. Poi c'è Max Speed, ecco, The Wraith. Belli, belli sprite molto carini. Pia tutto, voglio salire di livello. Perfetto. Mazza orribilante. La battaglia nel fortino. Sempre cleric. Sto livello mi ricorda quel gioco, come si chiama, dove tu puoi scegliere due personaggi, uno che è gigante e uno più snello, non mi ricordo che marca. Forse dell'Irem, no, non lo so sicuro. Meglio non di cavolate, però è quel gioco lì, non mi ricordo neanche come si chiama. Qualcosa Blade, forse. Che il primo livello è il classico livello sulle mura. Infatti bizzarro quel picchiaduro scorrimento, perché puoi scegliere un tizio agile e l'altro gigante, che si chiama Arnold, se non sbaglio. Com'è che si chiamava quel gioco lì? Però lo vedremo, ce l'ho sul MAME, lo vedremo in uno degli episodi del format di giugno. Anche quello c'era il suo che, però non era eccezionale, secondo me. Ah, volevi, no, uno lo sono riuscito a colpire. Oh, fa. Cioè, K e spara. Oh, lui bellissimo. Com'è che si chiamava il Dragoriano, il Dragonian, tipo. Quanto è bello sto sprite. Toh, ti faccio pure una magia di re. Con la spada serpente.
fare roller. Bello lo scudo. Mi ricorda un po' Goldar dei Power Rangers, solo che lui era un leone. Simileone, poi c'era le ali, comunque ce l'aveva. No, lo voglio sconfiggere che si veda. The Dragonian, e quella dovrebbe essere Princess Mary, secondo la lore. Addirittura colpito da un fulmine. Bello. You saved me, but the Northern Castle has fallen to monsters. Will you lend us your aid? Certo, sono qui per questo. Ormai facciamo tutto. Un castello molto sobrio, insomma. Comunque anche Princess Mary era una principessa guerriera, insomma, non era la classica damsel in distress, come si dice. Un altro Dragon Rider, il nostro amico preferito. E vabbè, ormai sono tutti potenziati al midollo. Guarda questo, incredibile. Due pari di fila. Infatti io su Dark Souls ho un personaggio tipo questo. Che non si muove, non si tocca, però è invincibile. Infatti questo gioco era caratterizzato da livelli molto brevi, infatti vedi già c'è un mini boss. Ecco, questo è lo stesso sprite del Dark Knight, del Black Knight, perché il Cavaliere Nero non bisogna cagare il cavolo, però sdoppiato con delle lame rotanti, tanto qualche cosa un po' Asian ce la mettono sempre, anche se mascherata, però sono fighi loro, tipo i Power Ranger, Kamen Rider. Tipo dei Sentai sembrano, no? Sono. Poi c'hanno. Ah, ok, uno è morto, mi curo. Lo sono Royal Knight, però ci sta perché sono Royal. Cosa c'è? Un altro scudo. Beh, ci sta, preferisco che fa la parata automatica. Dark Wizard. Na na na. Invece alcuni li trasformiamo adesso. Qui sono, dovrebbero essere gli imp, se uno fa. Guarda, a cazzo li puoi farmare. Chissà se c'è il trucchetto per salire un botto di livello, perché ricordiamo che col cash si sale. Bello, ci dico bello per questi sprite, cioè mi piacciono troppo gli sprite di una volta, incredibile. Cosa fa? Ah sì, questo me lo. Ah, questo era forte, perché faceva o gli attacchi a lato, esatto, che poi si stringono, oppure la fiammetta centrale. Cavolo, ma ero al centro, ero. Però devi colpire prima che lui stringe le sfere, perché le sfere dopo vanno, vedi, a stringersi. Ecco, infatti sono. Questo è un mid boss parecchio ostico.
Oh, ma sei veloce. Perfetto. Si è distolto. So you dare rebel against your master Gildis, I will destroy you with my black magic. Va bene. Questo dà l'idea di molto boss finale, ma in verità no, non lo è. Perché lui ha detto ti ribelli contro Gildis, che abbiamo visto che è il drago, no? Ce l'avevamo già visto, mi pare. Vabbè. Questo no damage com'è che si può fare? Vediamo. Cioè correttamente. Ok, mi no, però cavolo, vedi, ti becca lo stesso. Ti segue quella sfera lì, quindi. Ecco, adesso questo come si schiva? Niente, ok, una cavolata. Ecco, questa è una sola, cioè. Questo basta andare via. E la spara su una lane sola. Però comunque becca anche nei dintorni perché. Perché il trucco comunque anche per colpire più veloce è saltare perché puoi fare più hit, puoi fare più animazioni. A posto. È schizzato via dallo schermo. Vabbè. Bella. E adesso? Dai, ci siamo quasi, eh. Tanto i livelli sono corti, se ne sono 16. Oh! Na na na. Bellissimo. Cioè, io sto ondeggiando con la testa per la canzone, per la musica. Ed è bello la lucidità dovuta ai pixel bianchi, perché loro giustamente escono dall'acqua, sono più lucidi. Di già. Quindi hanno messo degli highlight per far dare l'idea che siano bagnati. Molto belli, molto bravi, molto sapienti questi designer di una volta. Allora, adesso ho la mazza di livello 8. Cioè, minimo gli orchetti li sfondo. Chi c'è adesso? Ah, un'altra volta lui. Ma è un po' diverso, la testa pare. No, è stato. L'altra volta ho fatto no damage. Oh! Ah, però lui è di ghiaccio stavolta. Che chiama il suo sgherro con la lancia che mi dà un fastidio. Ecco, poi mi distrae dal lavoro. Però è bello che non ti danno neanche i danari perché sennò potevi salire di livello. Però è più scarso perché se io schiaccio subito non mi infligge neanche un po'. Cioè sono ancora piena vita. The Wyvern, esatto, perché è una Wyvern perché non ha quattro zampe. Ma al posto delle zampe anteriori ha direttamente le ali. Oh, vai. Sono gnomi? No. Thank you, now I can live in peace. If you're looking for Gildis, I think you should go to this cavern. Di già? Ah, prima c'è l'Underground Labyrinth, giustamente, poi il boss finale. Il 16 è solo il boss, se non sbaglio. Quindi resistete.
Dico resistete perché io alla fine i video come sto facendo io me li guardo volentieri, me li metto in sottofondo, intanto mi riguardo i livelli, poi se quello che discorre mi dice qualche curiosità in più sono anche contento, però ho visto che quello di Final Fight ha avuto abbastanza visualizzazioni per il mio standard, però molta gente guarda magari i primi minuti, poi si stufa, però ovvio che dici se Final Fight lo sai a memoria che te lo guardi a fare, no? Però magari se hai voglia di rivedere Final Fight raccontato da un ragazzo che l'ha vissuto, oppure non so, ti racconta della storia, perché no? Infatti io cerco sempre di stare sul pezzo, ecco. Tanto qua c'è poco da concentrarsi, abbiamo crediti infiniti, ci possiamo concentrare sulla storia e sull'estetica del gioco e analizzare. Tipo sta palette fantastica, viola e verde, dei livelli, delle stelle, però questa è una cosa più avanzata proprio per chi magari ha questo concetto, questa sensibilità artistica, che magari fa lo stesso mestiere o ha studiato quello che ho studiato io, insomma. Quanto mi date fastidio, gelatini. Insomma, uno che apprezza anche. Oh, bello, doppio ciclope. Infatti mi ricordavo c'era un boss doppio. Ci fosse un boss doppio, ma no. Mi pareva doppio drago, doppio minotauro. Invece no, era doppio cyclope. Quindi doppio stupido perché tirano i sassi. Sai quanto avrei speso se fossi stato in sala giochi? Almeno 15 euro. Col pennello. Questo mi ricorda Resident Evil 4 quando ci sono due gigante. Che uno lo puoi far cadere nella lava. The Cyclops, attenzione, defeated. Nessun'arma? No. E ci siamo, Golden Limestone Cave. Let's fucking go. Oh, ma no, c'è un minimo di premessa. Quando comunque si vede che è proprio una location finale, bello, questo ponte di lava. Perché a me comunque riesce a medesimarmi anche se è uno sprite. Cioè, però ovviamente per i più giovani, immaginatelo in super grafica, una figata. Che tu arrivi in questo ponte di lava con questa musica, bellissimo. Infatti ti dà un botto di bonus, un po' come arrivare al boss di Dark Souls 1, che c'è quella premessa prima, no? Anche lì spettacolare come scenario. Poi qua cominciano i soldi, questo è un classico, il draghi, perché ormai abbiamo capito che il boss finale è un drago. Sì, sto arrivando. Come anche Smaug, se avete letto o visto Hobbit, you merely want to think that you can defeat the mighty Gildis. Well, come on then, I will carboil your bones, cioè ti carbonizzo le ossa. Charboil. O carboil, perché alcuni può essere regolare. È charboil forse, non so. Carboil, non so. Dopo questo è interessante, lo leggerò. Come characters, che non è che character, è irregolare, si legge character, no? Questo è carboil, non so come si legge. Insomma, il drago rosso, un classico di D&D, che poi è quello che è avido, infatti vedi che sta sempre come Smaug, che è quello più di riferimento per le persone, no? Quello che la gente si ricorda di più, insomma, protegge il proprio tesoro, giustamente. Ricordiamo che comunque i draghi sono persone, sono creature intelligenti e possono anche assumere sembianze umane, almeno su D&D. Vabbè, ecco perché il mago di prima diceva il suo padrone, perché il drago, cioè, è senziente, non è che sgaggia e basta come può essere. Cioè no, vabbè, tutte le creature sono senzienti, però dico, è più intelligente di un umano, ecco, non è come Godzilla che magari è una creatura così. E comunque Godzilla è intelligente, perché non diciamo che Godzilla sia stupido assolutamente.
Io colpisco l'artiglio finché dice: oh, sono riuscito a parare la prima fiammata, ma non la seconda. Forse il trucco è attirarlo giù. Boh, questo no damage non saprei. Forse avevi vista qua. No. Però fammi provare una cosa. Se io sto tipo dietro qua. Ah no, lui va fuori schermo per spararmi. Ok, ci può stare. Vabbè, qua avevo sprecato 10.000 euro in gettoni. Cambia di nuovo direzione. C'è sto rallentamento, attenzione. Oh, cavolo, così non potevo più fuggire. Forse è un po' mangiasoldi sto boss, perché guarda, cioè alcuni attacchi sono incredibili. Beh, questo del grab magari si potrebbe evitare, quello del fuoco che ti insegue finché intraprende. Oh, ma caspita. Beh, anche questo poi non scherza, eh. Aumenta la velocità della musica. L'ho sconfitto? No! Vabbè, ultimo credito, spammo la mossa speciale. Anzi, lo sconfiggiamo con questo. Non è sufficiente, allora la rifaccio. Defeat the Red Dragon. Che bello. Soldi inutili. Livello 20 preciso, eccoci qua. Although the heroes, è scritto male, heroes receive many wounds. They're finally able to defeat the Red Dragon. Now their country will know peace again. Standing in the cavern, the Gildis treasure. Che c'è scritto? Were they nearly blinded by the sparkle of gold. As they stood looking at their hard-won hole, they looked as though they could see the new adventure reflected in each precious gem. Addirittura bello. E con questa schermata abbiamo finito King of Dragons Game Masters. Bella sta cosa, anziché i produttori c'è chi sono i Game Masters, i Dungeon Master. I crediti sono molto belli, consiglio di rimanere a vederli con queste gare, queste gag, diciamo, con gli sprite del gioco. Ta-ta-da. Vediamo se c'è qualcuno che potrei conoscere. Yama sono io. Mickey Man. Chi è? Beh, questi comunque molti sono sempre quelli della Capcom, della volta. Non piace la gamba di Gildis, la zampa con i riflessi fatta bene, con il muscolo. La zampa, l'artiglio. Ah, posso. Ah no, c'era solo questo, mi ricordavo c'erano tutti gli sprite. Ci fossero tutti gli sprite. Ecco, Dan, che sarei io, Daniele, perfetto. Thank you for playing. Ed eccoci qua, ho superato anche il mio ex record che non sapevo fosse stato salvato e che dire, grazie per essere stati con me anche per questo secondo episodio Capcom. E niente, vi aspetto per il prossimo dove mi sa copriremo Capitan Commando, attenzione, bellissimo, anche quello. E niente, su questa demo ci salutiamo e ci vediamo alla prossima. Bong. Ciao ciao, buon.